Bella giornata oggi, fa un po' fresco, però vado con la Watts, vado con la Vespa, se no è inutile che prendo il casco, no? Vado con la Vespa che l'ho fatta pulire, gli ho fatto pulire il carburatore, adesso guarda la menta, guarda che bella. Tempo ok. Sono circa 20 gradi, ma va bene, dai. As you can see, flowers are blooming. Birds are singing. And the sun is shining. Vespa time. Cosa c'è di più bello che girare con la Vespa? Eh? Vado a comprare, faccio il giro largo, vado a comprarmi un blocco, uno sketchbook con delle matite, no? Siccome non costa troppo, ci sono diverse matite, qui le nuove costruzioni. Che si affacceranno al lago.
Ecco, nel frattempo porto anche a fare un giro questo giubbotto di pelle che ho comprato nel negozio della roba usata, no? Che mi sembra ottimo, e così lo porto a fare un giro, che l'ho comprato un anno fa, ancora non l'ho mai messo. E allora finalmente ho questa occasione e lo porto a fare un giretto, perché quello di jeans lo dovevo lavare. E caspita, dopo un anno è da lavare anche quello di jeans. E quindi porto a fare un giro. Questa, ecco la diga, no? Qui per tutto il percorso ci sono lavori, sia dal lato dritto che dal lato destro da dove passerò ora. È pieno di lavori, stanno sistemando tutto. Oggi ventilato. Molto ventilato. Altro semaforo, lavori da tutte le parti. Qui la gente passa di qua perché così fa il giro ed evita di fare gli altri semafori che ci sono posti nell'altra strada. Pieno di lavori, è già da un po' che ci sono tutti questi lavori. E infatti vedo questo ristorante che sembrerebbe chiuso. C'è gente, ma non vedo che è chiuso. Ma vabbè, la diga, mamma mia, we
pensa. Questo qui era il vecchio ospedale, cioè fino a un anno fa. Là vendono i polli arrosto, qui lascio la Vespa, qui vado a comprare il blocco. Ok.
qui praticamente hanno tutto chiuso e l'unica cosa rimasta aperta sono telefonia, agenzia viaggi, anche Zoolandia se ne sono andati, e copertura telefoni, questo qui della lavanderia, insomma, eccetera, e il deposito bancomat. Per il resto, ciao ciao. Si comprano la Vespa, lo scooter e dopo stanno in fila. Capito? Hai visto? Quello là? Tanto vale che ti compri la Vespa se poi ti metti in fila. Non ha senso. Capisci che non ha senso? È cambiato il tempo. Sono appena andato a vedere per come si chiama, per il tappetino della Watts, quello grigio sotto al sedile che era totalmente distrutto, e qualsiasi altro materiale mi fa è meglio di questo, di quello lì che avevano, però non ha il colore che voglio, e allora aspetto che arriva mi fa, guarda, se vuoi abbiamo questo qua rosso, però era il materiale era un pochettino più leggero che non quello che volevo,
e mi fa: guarda, comunque anche questo qui è meglio di quello che hai. Eh sì, 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 in effetti ritorno a dire quello che ho già detto in un video delle news sulla Watts. Qualsiasi materiale usato per la costruzione è di cheap material. E quindi niente, aspetto che arriva questo qua, un colore granata, il tappetino, quello che va sotto al sedile, di colore granata, metto quello e via. L'altro, considerando che non è molto usato, ancora funziona, ma il mio era in situazione totalmente disastrata, totalmente disastrata. E quindi niente, aspettiamo, quando arriva lo vado a ritirare. Andare con la Vespa non ha uguali. Tutta un'altra avventura, dai, andare con la Vespa è un'altra avventura. Gatto vicino a casa, due sono i motivi. Uno, o che ha fame. Due, che inizia a piovere. È proprio così che va. Animale peloso. Cosa mi servi?